Si fa sempre più lontana la ricostruzione dell'edificio che un tempo ospitava la scuola De Amicis a Piazza San Bernardino. Il palazzo, edificato tra il 1200 e il 1400, è simbolo della ricostruzione pubblica piena di ostacoli e di incertezze, è destinato a restare ancora a lungo così, puntellato e fasciato in un reticolo di tubi innocenti. Da un lato la Basilica di San Bernardino, restaurata e splendente, al suo fianco il mosto nero di tubi, uno schiaffo alla rinascita della città. Un destino, quello della De Amicis, segnato non soltanto da lunghe procedure per l'affidamento dei lavori, così come dettate dalle norme pubbliche e in particolare dal codice degli appalti, ma anche da una guerra che prosegue da anni a suon di carte giudiziarie, quelle della giustizia amministrativa. Ultima puntata di una storia cominciata nel 2012 con l'avvio delle procedure per la gara d'appalto e finita anche nel tritacarne delle rivendicazioni politiche sul tema del cosa ospitare al suo interno, con voci cittadine e politiche non che ne hanno invocato persino l'abbattimento, è quella che vede ora il provveditorato interregionale alle opere pubbliche, stazione appaltante di un'opera da 15 milioni di euro, sospendere 2 giorni fa l'esecuzione dei lavori avviati la settimana scorsa. Il 28 maggio il TAR aveva accolto il ricorso della ditta MGM contro il Ministero delle Infrastrutture nei confronti della nuova ditta affidataria, il consorzio Stabile 6 SRL, la cui aggiudicazione è stata adesso sospesa. Ma il provveditorato è già pronto a rispondere con un nuovo ricorso al Consiglio di Stato per un nuovo round di battaglia legale. Intanto però un bene pubblico danneggiato dal terremoto di 10 anni fa resta nel limbo dell'incertezza, in barba a quell'interesse pubblico che avrebbe dovuto prevalere, come sollecitato anche dall'ANAC agli albori della vicenda. Resta per ora una piccola pantomima, uno sketch televisivo, l'inaugurazione dei primi 2 mattoni di cemento voluta a ottobre dal Comune dell'Aquila alla presenza dei vertici del provveditorato con la ditta MGM, l'esclusa dai lavori, che appose un lucchetto al cantiere e si fece trovare davanti ai tubi innocenti con i carabinieri.